Paura nei comuni del Fucino a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 4.1. Inizialmente si era parlato di un'intensità di 3.9, ma nel pomeriggio l'INGV ha corretto la stima. Il sisma è stato registrato alle 4.16 di questa notte. L'epicentro del terremoto è stato individuato a 17 km di profondità tra i comuni di Luco de Marsi, San Benedetto de Marsi e Trasacco. Numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Gran parte della popolazione si è riversata fuori le abitazioni e ha trascorso la notte in auto. La scossa è stata avvertita anche a Sora, nel Lazio e nella Valle Peligna. Diversi sulmonesi che si sono svegliati nel cuore della notte e hanno lanciato l'allarme sulla rete sociale di Facebook. Risveglio tranquillo invece per coloro che sempre su Facebook hanno scritto di avere il sonno pesante. Il sisma marsicano, stando ai risultati del nostro sondaggio, è stato avvertito dalla metà dei sulmonesi. Quattro intervistati su otto hanno infatti dichiarato di aver avvertito la scossa di terremoto. Sì, l'abbiamo sentita, cioè io l'ho sentita almeno. Alle 4.16 mi ha svegliato. Certo che l'ho sentito. C'ho sempre il panico per il terremoto, non ce ne scordiamo quello che fece nel 2009. Ma diciamo che stavo dormendo e a un certo punto ho sentito un rumore che però proveniva dalla sala, quindi non, in realtà il letto non si è mosso, si è semplicemente mosso, semplicemente per modo di dire, il mobile che stava in sala. No, io non l'ho sentito, però parecchie persone mi hanno detto che questa notte l'hanno sentito. No, io no, perché dormivo. Comunque l'abbiamo registrato alle 4.16, zona di Avezzano. No, perché abito in una casa, una villetta isolata bassa, quindi non l'ho avvertito. Mi hanno detto che è stata abbastanza forte. Niente, un po' perché non li percepisco io i terremoti, poi per quel sonno profondo, quindi. In ogni caso, come direbbe qualcuno, l'importante è che quanto accaduto si possa raccontare. L'evento sismico, a quanto pare, non ha recato danni a cose o persone.